Guarda, Renzi è bravissimo nel proporre delle cose, a me è simpatico. Se poi è l'erede di Berlusconi, io ho sempre sostenuto che l'erede di Berlusconi è solo e soltanto Berlusconi. E si vedrà che quello che sta Se ne è succedendo è abbastanza così. convinto anche lui, perché continua a essere. L'altro giorno per presentare il mio libro ha fatto uno show gigante, dice che lui ha 80 anni, o c'è lui o il partito va al 4%, quindi penso che avete la stessa Ho opinione. letto come, guarda, Vero, è ho vero, è letto come è vero. stato accolto il tuo libro. Benissimo, complimenti. Devo dire, delle immagini, grazie anche al Fatto Quotidiano che ti ha dedicato meritatamente mezza pagina. Berlusconi ha la preoccupazione non poca dell'età, perché quando si compiono, si avvicina agli 80 anni, si può avere. Si dice senza Berlusconi, Forza Italia. Io non voglio entrare in merito perché io ho le tessere di partito. Io ero direttore del TG1, ho seguito la parte importante della politica di allora, ho seguito Moro in tutti i suoi viaggi, voleva soltanto me, io con lui ho incontrato Gheddafi, io con lui ho incontrato Abba Eban, cioè, ma non faccio Questo la è mia storia. certamente vero, diciamo che la pagina finale della tua vita professionale, che è stata quella che è finita poi alla fine alla ribalta, ha fatto un po' dimenticare tutte le grandi cose da giornalista che tu hai fatto e che Ho io visto tutto, ben conosco. io Con Moro ho incontrato Abba Eban, Moshe Dayan, cioè ho incontrato tutti e Moro mi ha confidato delle cose che sono nel libro, delle quali pochi hanno tenuto conto. Allora, ora ci torniamo.